Il Parco dei Nebrodi non ha più il suo presidente. Nell'ambito dello spoil system, il governatore siciliano Nello Musumeci ha rimosso Giuseppe Antoci, il cui incarico sarebbe scaduto a ottobre, ma ha preferito rimuoverlo, una scelta che ha scatenato inevitabili polemiche e la presa di posizione dei sindaci della zona. Antoci, da parte sua, ha trasmesso il suo saluto ricordando quanto fatto in questi anni alla guida del parco. Sono stati anni intensi, ha scritto, tratti difficili ma pieni di amore e di passione. L'amore per l'ambiente, per il territorio, per uno sviluppo sostenibile che si percepiva già dall'inizio potesse ripartire. Sono stati anni di risultati. Ho assunto la presidenza del parco dopo 10 anni di commissariamento, trovandolo depotenziato, mortificato e considerato, nonostante il valore dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti, un carrozzone. E siamo partiti, insieme ai sindaci, insieme a tutti coloro che hanno voluto dare una mano, a poco verso una strada di crescita, di dignità e di rispetto delle regole. In questo percorso siamo riusciti a rimettere in moto un pezzo di territorio tra i più belli del mondo, al quale sono e rimarrò legato per la vita. Lascio il suo incarico con la consapevolezza di consegnare al suo successore un parco sano, contabilmente nuovo nell'immagine e stracolmo di turismo, che negli ultimi anni ne ha invertito una tendenza che invece era a ribasso. Conclude quindi dicendo: voglio ricordare di questa esperienza solo questi aspetti positivi, lasciando al ricordo e alle notti insonni quelle negative, sperando che un giorno le drammatiche vicende che hanno colpito me, gli uomini e la mia scorta, la mia famiglia, la Sicilia e il paese possano uscire definitivamente dalla nostra mente. In chiusura ricorda che oggi il protocollo di legalità è legge dello Stato italiano e sta salvaguardando tantissime aziende agricole oneste dalla pressione mafiosa e farà percepire i fondi europei soltanto alle persone per bene che, grazie a Dio, sono la stragrande maggioranza dei siciliani e del paese. A chiedere un passo indietro al governatore Musumeci sono 22 sindaci dei comuni nebrodei che hanno scritto una lettera aperta a lui indirizzata. Tale provvedimento desta seria preoccupazione per noi sindaci dei comuni dei Nebrodi, che dopo anni di commissariamenti abbiamo finalmente visto ripartire l'ente, che è diventato volano di sviluppo e attrattiva turistica. I risultati ottenuti in questi anni hanno consegnato alla comunità nazionale e internazionale un esempio concreto di come si possa fare buona amministrazione e nel contempo rappresentare per cittadini e amministratori un punto di riferimento. Qui la politica non c'entra, chiudono, qui da salvaguardare c'è la Sicilia.